Il 16 e il 17 marzo sono stato a Roma per lavoro, per dare un'occhiata al festival Punti di Vista. A tal proposito vi lascio in descrizione tutti i link per andare a recuperare il racconto di quell'esperienza e dare un'occhiata alla mostra Macchine del Tempo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che però si è conclusa in ogni caso. Pensavo comunque di realizzare un video parere su questa mostra, visto che probabilmente verrà comunque replicata, però lo pubblicherò soltanto sul mio canale YouTube. Inoltre, visto che c'ero, anche se di fatto ho avuto appena un paio di ore di tempo per farmi questi giri, mi sono appunto girato in intorni di Palazzo Esposizioni. Per cui, anche se in parte questo video arriva parecchio dopo rispetto a quando effettivamente questo viaggio è avvenuto, ci tenevo comunque a pubblicarlo, intanto per farvi vedere la bellezza della fontana dell'acqua felice di cui state vedendo le immagini. Inoltre anche per raccontarvi del mio pellegrinaggio da fisico, perché lì nei dintorni appunto di Palazzo Esposizioni si trova via Panisperna e al numero 89 un tempo si trovava il laboratorio di Enrico Fermi, di quelli che oggi sono noti come appunto i ragazzi di via Panisperna. In quel laboratorio infatti Fermi e i suoi collaboratori realizzarono tutte le ricerche e gli esperimenti relativi all'energia nucleare, esperimenti che poi portarono Fermi durante la Seconda Guerra Mondiale a collaborare col progetto Manhattan. A tal proposito vi invito anche a recuperare la puntata di Ritratti dedicata a Robert Oppenheimer. Andare lì a via Panisperna per me è stato anche molto importante, visto che proprio lo sceneggiato I ragazzi di via Panisperna è stato una delle fonti ispiratrici per poter alla fine decidere di diventare un fisico. In particolare a colpirmi fu la scena in cui, mentre Fermi utilizzò ben due lavagne, forse tre, per eseguire un calcolo matematico, il buon Ettore Majorana utilizzò semplicemente lo spazio concessogli da una scatolina di fiammiferi. Il fascino di quella scena fu tale per cui alla fine non solo decisi di fare il fisico, ma persino il fisico teorico. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!